diversa. Io sono stato uno dei sostenitori, ma qui vedo che ce ne sono stati altri che condividevano questo progetto, che forse abbiamo perso l'occasione, una buona occasione, quando c'era la possibilità di fondere, unire le province di Verona e di Rovigo. Per noi questo è solo un rimandare e ci batteremo perché il nuovo governo si impegni da questo punto di vista. L'ultima cosa, e dopo non tolgo altro spazio a nessuno, volevo dire che in questi giorni siamo sommersi e saremo sommersi ancora dai sondaggi della campagna elettorale. Io volevo dire e lanciare un appello a tutti coloro che andranno a votare. Mi sembra di assistere in questo periodo a una situazione un po' strana che non riesco a capire. Io volevo dire a tutti che i Berlusconi che si presenta in televisione e i leghisti che tuttora stanno facendo la loro campagna elettorale, non dobbiamo dimenticarci che sono gli stessi identici di un anno fa. Perché sembra che nell'immaginario collettivo sia cambiato tutto o qualcosa all'interno del centrodestra. Maroni è quello che ha sostenuto questo governo, il governo Berlusconi, è quello che comandava all'interno della Lega insieme con Trotta, di qua prendeva i soldi pubblici per pagarsi le proprie spese personali. Quindi Berlusconi è lo stesso che conosciamo da una vita. Le affermazioni, io non mi sono scandalizzato delle dichiarazioni che ha fatto il giorno della memoria, perché la sua anima è quella di un neofascista, lo è sempre stato e continuerà ad essere.